solcare i mari è reale. Navigare è virtuale. Suzuki è Smart Vai. Acquista il tuo motore fuoribordo Suzuki. Approfitta delle promozioni sul nuovo negozio online. Amici di Non Solo Mare, ci troviamo a Castellanza, dove ormai da 10 anni, questo oggi festeggiano i 10 anni, esiste uno showroom importante, è stato creato 10 anni fa, uno showroom della Renner International. Siamo alla Flash Boat, con me c'è il figlio di Massimiliano Grossi, Alessandro Grossi. Alessandro, ciao. Ciao Francesco, benvenuto. Grazie, beh, intanto ecco, sono venuto a trovarli per festeggiare un po' quello che sono 10 anni di showroom. Uno showroom che... ecco, sta dando tanta soddisfazione. In questi anni la Renner International ha puntato molto sul fatto che qua trovate una bella esposizione di quello che è la gamma Renner International. Noi tra una settimana saremo con la Renner International per presentare le due novità di quest'anno, ma io ci tenevo a presentarvi intanto quello che è questa realtà, ma anche il fatto che qua trovate spesso imbarcazioni o gommoni in pronta consegna, e questo è un qualcosa che in piena stagione è difficile che può capitare, perché qualcuno si sveglia sempre all'ultimo momento. Chiamare un cantiere e chiedere una barca oggi è impossibile, siamo a luglio. Invece ecco, qua esiste da permanente uno showroom permanente, quindi avete sempre qualcosa in pronta consegna, e io qualcuna là già la vedo. Sì, praticamente abbiamo tante barche di fascia medio piccola che apposta tenute qua in stock, pronte per essere motorizzate da qualsiasi concessionario con qualsiasi marchio di motore, e montando qualsiasi tipo di optional che si vuole. Le barche sono già qua e uno può prendere la barca, macchina e carrello, e può caricarla e è già pronta per la stagione. Ecco, infatti una delle peculiarità del fatto che questo è uno showroom, loro lavorano col privato ma anche con i concessionari, che spesso la Renner International utilizza. Proprio questa è un po', diciamo, un distaccamento al nord Italia. Noi nasciamo apposta per questo, noi siamo di supporto a tutti i concessionari del nord e del centro Italia. Infatti non abbiamo con noi una marca precisa di motore, noi collaboriamo con tutti e siamo appunto d'appoggio ai concessionari che portano i loro clienti a vedere le imbarcazioni che abbiamo qua presenti. E poi, se capitano anche i clienti, un'attenzione particolare al cliente anche finale, riusciamo a gestirlo con accessori particolari, proponendogli idee particolari, e dopo le vedremo assieme. Ecco, un'altra peculiarità, un'altra caratteristica che loro hanno diciamo ideato questo format del seconda vita, il second life. Perché? Perché se qualcuno ha un'imbarcazione Renner International e la vuole mettere qua in conto vendita, quindi esposta nello showroom, ecco, avete una formula riservata proprio al cliente Renner International. Sì, è nato l'anno scorso questo progetto, abbiamo deciso di dedicare una parte del capannone espositivo proprio a questa attività. È praticamente un'attività di conto vendita, che il cliente o indeciso a cambiare barca oppure vuole proprio vendere la sua barca, la può lasciare qua con determinate tariffe particolari, e il cliente finale, cioè il cliente nuovo cliente, diciamo, può venire qua a trovare una barca usata, però con tutte le garanzie e le sicurezze dei servizi che può garantire il cantiere e lo showroom. Una formula che mi dicevi appunto può essere molto interessante, perché quello che dicevi, prezzo agevolato, è il fatto che chi ha un'imbarcazione magari a fine stagione la mette da voi in conto vendita ha un'agevolazione su quello che è il costo del rimessaggio, quindi fondamentalmente la sua barca rimane in rimessaggio ma esposta, e se poi arriva qualcuno che è interessato lui può venderla, può non venderla, o addirittura può appunto acquistare un modello superiore. Sì, oltre al rimessaggio noi gestiamo anche il trasporto, che volendo uno che non ha il carrello riusciamo a gestire il trasporto, la pulizia, un breve check, un breve controllo, e poi la barca viene messa in esposizione. Da lì in poi si decide un prezzo di vendita insieme, e ogni offerta verranno contattati e gli sarà chiesto se decideranno di venderla o tenerla. Ecco, io ci tenevo a partire da qua, da quello che è l'ufficio nel quale vi accolgono alla Flash Boat con Alessandro, per presentarvi Alessandro anzitutto, che ha preso in mano lui quello che è il settore nautico, perché ricordiamo che Flash Boat fa parte di un gruppo, no?
gruppo Flash Car. Flashbot è nato 10 anni fa, nel 2014, il 18 ottobre abbiamo fatto l'inaugurazione e niente, siamo ancora qui con gli stessi obiettivi, le stesse forze. Dicevo appunto, ci tenevo a partire da qua e farvi conoscere anche Alessandro, però adesso con Alessandro, se Alessandro è d'accordo, io farei un tour e vi presentiamo modello per modello quello che c'è oggi in pronta consegna. Siamo a metà luglio, praticamente tra 2 o 3 giorni siamo al 15 luglio e quindi allora con Alessandro, se lui è d'accordo, adesso ci spostiamo e andiamo nello showroom che è qua davanti a noi e li presentiamo modello per modello, dandogli anche un'idea di quello che può essere la spesa, perché qua ci sono anche delle occasioni particolari, sono imbarcazioni che non hanno mai toccato l'acqua, che magari sono qua state in esposizione diverso tempo, proprio per dare la possibilità a tutti di toccare con mano il prodotto Rally International, e qui si può fare anche, diciamo, tra virgolette, l'affare. Sì, come dicevo prima, abbiamo diverse barche in stock, e quindi che non hanno mai toccato l'acqua e quindi sono barche da vetrina e si potrebbero, cioè hanno dei prezzi notevolmente più bassi rispetto al listino. Le presentiamo? Sì, certo, andiamo. Un attimo che ci spostiamo nello showroom. Made in Italy with passion and elegance. But elegance is not enough. Scanner Marine, special boat for special people. E allora eccoci qua nello showroom Ranieri International Castellanza Flashboat. Questo è
un gommone che a me piace tantissimo, il Cayman 21. Questa è l'ultima versione Cayman 21 Sport, l'unico gommone che in questo momento loro hanno in pronta consegna, ed è la versione uscita l'anno scorso, quindi di quest'anno, la nuova versione del Cayman 21, pronta consegna. Direi gommone che per molti è la misura perfetta. Sì, è un gommone eccezionale, questo è il Cayman 21.0, è un 6,45 m di lunghezza, una larghezza con tubolari gonfi è 2,55. Perfettamente carrellabile. Perfettamente carrellabile sia da tubolari gonfi che da tubolari sgonfi. Di peculiare ha il colore carena, il gelcoat grigio e i tubolari molto particolari che saltano subito all'occhio. Già compreso di tendalino siamo a un 48.200 euro i vati. Quindi questo è motorizzabile anche senza la patente nautica, perché sì, questo io l'ho provato io in prima persona l'anno scorso con 40 cavalli, ci siamo divertiti tantissimo, eravamo su 5-6 persone, quindi già con un 40 cavalli senza patente va bene. Con un 40 cavalli maggiorati, con un piede un po' più grosso, comunque va benissimo sia senza patente che con patente, perché è compatibile fino a un motore di 150 cavalli. Ha già incluso un serbatoio da 165 litri, quindi è ottimo per la giornata. E allora adesso passiamo alle barche. Ed ecco, alle mie spalle, vabbè, un cavallo di battaglia di Casa Renier International, questa è la Next 240 SH, vicino c'è anche la 220, ma adesso noi presentiamo questa. Questa è una barca che, io dico sempre, una misura perfetta, 7,5 metri, tanto spazio sotto coperta, tanto spazio sopra coperta, pronta consegna, eccola qua. Fantastica, Next 240 SH. Sì, questo è un modello full optional, infatti in cabina abbiamo anche il WC separato. Dietro abbiamo il prendisole di poppa ribaltabile in modo da fare un unico prendisole più grande. Abbiamo montato lo stereo, il lavello con lavafrutta e anche la presa MOB, che è praticamente invece dell'accetto di sicurezza classico, ha un braccialetto wireless collegabile fino a 4 dispositivi, è proprio full optional. Abbiamo anche un oblò passauomo davanti per migliorare la ventilazione. È una barca, appunto, che ne vale tutti, costa 65.000 euro i vati. 65.000 euro i vati, motorizzabile questa con? Minimo da 200 cavalli, massimo 300. Quindi a vostra discrezione potete scegliere la motorizzazione da installare qua. Beh, una barca che questa nella linea Next è piaciuta tantissimo quando l'hanno presentata, proprio perché è un concentrato di quello che è la bellezza della linea Next in 7,5 metri, e tra l'altro resta ancora, come dicevamo, carrellabile, no? Sì, quindi carrellabile sotto tutti i punti di vista. Perché la larghezza questa è? 2,50. 2,50, quindi siete nelle misure perfette, dicevamo appunto, una barca che tutta la linea Next, la famiglia Next, che oggi arriva fino alla 370, e tra l'altro tra una settimana vi presenteremo una nuova Next, ma non vi dico qua, vabbè, ormai è stato pubblicato, possiamo dire la 255, lo possiamo dire, no? Qua in salone l'aspettiamo, perché quella ci teniamo ad averla. Però questa 240, secondo me, per chi è una famiglia che ha magari un bambino sotto coperta, sono riuscito a fare uno spazio là sotto che io difficilmente su un 7,5 metri si ha quella abitabilità. È vero, è vero. Qui abbiamo praticamente anche proprio un WC separato con un box, e quindi diventa anche più comodo la gestione. Ovviamente tutto quello che era nel International lo sapete, noi non ci soffermiamo neanche più, però una delle peculiarità del cantiere è proprio l'attenzione a tutti quelli che sono i dettagli, a quelli che sono gli accessori, a quelle che sono le lavorazioni che la rendono anche prestigiosa, non soltanto bella, non soltanto funzionale, ma anche un certo prestigio nella vestizione della barca. Questo un po' tutto quello che sono le tappezzerie fatte da loro, lo sappiamo, no? Tutto in casa, tutto made in Italy, poi anche il colore della fiancata nera proprio risalta proprio completamente. Per una barca che avete visto, insomma, davvero non le manca nulla rispetto anche alle sorelle più grandi. Ma noi adesso andiamo a vedere la sorellina più piccola, perché è qua vicina, la Next 220, la più piccola della linea Next. Loro ce l'hanno in pronta consegna, gliela presentiamo. Sì, subito, andiamo. Ed eccola qua, la più piccola della famiglia Next, la 220 SH. Beh, nonostante le dimensioni molto contenute rispetto alle sorelle maggiori, ragazzi, una barca molto prestigiosa, proprio lo si percepisce, una barca per essere soltanto 6,5 metri, poco più di 6,5 metri, è davvero una barca che per una coppia la definisco perfetta. Volendo anche un bambino lo possiamo portare. Sì, è un fuori tutto, un 7,30 metri considerando le plancette e le delfiniere. Qui abbiamo comunque anche in questo caso il prendisole di poppa a ribalta con le sedute laterali a ribalta in modo da garantire un bel prendisole, le seggioline con l'S booster con la seggiolina appoggia schiena. Non abbiamo il mobile WC, cioè abbiamo solo il mobile WC ma non abbiamo la porticina. Abbiamo il colore fiancata come optional,
e la tappezzeria Luxury. Ecco qua, si perde rispetto a quella vicina che è la 240 che avete appena visto, dove ci sono i due poltroncini, ecco, si è perso quello che è il mobile cucina, però su queste dimensioni di barca forse anche avere la cucina a bordo, io già sulle barche più grandi faccio fatica a capire quando la utilizziamo, perché poi spesso insomma si esce alla sera, si va al ristorante e qua ci si porta a mezzogiorno il classico frigor dove abbiamo tutto quello che ci serve per uno spuntino e la sera si va al ristorante, quindi si perde quello che là è il mobile cucina. Sì, in tutte e due sono come optional, si può montare il tendalino, che non l'abbiamo detto prima, e praticamente copre fino a metà della barca. Ecco, io se là ho detto che sono riusciti a fare una magia nel creare tutto quello spazio sotto coperta, beh, pensare che anche qua abbiamo su un 6 metri e mezzo, perché è poco più, quanto è la lunghezza esatta? Lunghezza esatta fuori tutto è 7 metri e 30, di anima viva di scafo è 6 metri e mezzo. Ecco, 6 metri e mezzo di carena, sotto abbiamo tanto spazio dedicato al pernottamento per quelle coppie che vogliono godersi quella settimana di vacanza senza dover rientrare per forza dal punto di partenza e magari rimanere in rada. Qua sotto si può, perché l'altezza c'è, non è soltanto uno spazio, un loculo, ma si sente veramente ariati e quindi si dorme anche con piacere a bordo di questa barca. Sì, l'altezza c'è, poi non essendoci proprio il box ma solo il mobile, quindi si possono mettere dei cuscini in più in modo da aumentare la lunghezza per dormire. Abbiamo detto questo prezzo? 49 ivati. Quindi 49.000 euro ivata. Una barca fantastica, nonostante la più piccola della linea Next, la potete motorizzare con un 115, che è la minima motorizzazione consigliata, per arrivare a un 250? Un 250, esatto, sì. Quindi massima potenza. Adesso noi vi presentiamo invece, cioè passiamo, lasciamo la linea Next, là c'è una Voyager 21S, con Alessandro vi presento un modello della Voyager che è molto molto interessante. Ed eccola qua, Voyager 21S, una barca... È un open, quindi si passa da quello che abbiamo visto prima, che erano un po' i cabinati, la linea Next. Qua siamo su un open puro, con uno spazio comunque sotto la console destinato a quello che può essere stivaggio bagagli, può avere un BC, si può decidere come sfruttare quello spazio, però una barca che è bellissima ancora oggi, nonostante questa è una linea che è nata prima della linea Next e rimane una linea molto richiesta in Casalanieri. Sì, è una classica linea open, barca da giornata, con la possibilità di avere appunto un ripostiglio, un piccolo frigor interno a cassetto oppure un mobile VC. Ecco, una barca che, diamo un po' di dati, intanto ecco il prezzo di perché qua vi ricordo è tutto pronto a consegna, questa è? Questa barca qua, questo modello così è in stock, ha 35.000 ivati, con la possibilità di aggiungere diversi optional, cioè tendalino, il tavolino a prua, che riusciamo a montare. Ma quello che vediamo in questo momento, quello che vediamo è compreso nei 35. Sì, sì. Poi si può scegliere. Si può scegliere qualsiasi altro optional e lo montiamo direttamente. Ecco, una barca che già con un 115 mi pare, no? Da 115, massima motorizzazione 200 cavalli. Ma io penso che già con un 115, ma anche con un 140, direi che 140 è forse la potenza ideale. Motori che consumano ancora poco, la giornata è poco impegnativa, barche veramente per tutti coloro che vogliono vivere una bella giornata. Questo sono 6 metri e mezzo? Sì, 6 metri e 30. 6 metri e 30 fuori tutto, insomma... Guardate qua che lavorazioni ha, sono, diciamo che queste sono un po' considerate le entry level della famiglia Rana International, perché siamo nelle dimensioni da cui si inizia, di solito loro hanno la 19, la 21, sono quelle lì le misure, e per essere un entry level guardate quanto sono veramente attenti a darvi quella giusta importanza anche a bordo di quello che è la più piccola. Sì, infatti come notiamo le bitte, i copribulloni, è proprio dalla più piccola alla più grande, lo curano proprio allo stesso modo. Non ultimo, che questo vale su tutto quello che è Rana International, non è solo il colpo d'occhio, ma pensate alla qualità dei materiali, a volte non è solo per renderla bella, ma per far sì che dura nel tempo. Loro devono garantirle, perché sono il concessionario, sono lo showroom, sono coloro che hanno il contatto diretto col cliente finale. Beh, è importante sapere che il cantiere, quando sceglie un tessuto, quando sceglie un acciaio, quando sceglie qualsiasi allestimento, lo fa con materiali importanti. Sì, poi questo, specialmente in questi casi qua, che la tappezzeria è una tappezzeria Luxury, Diamond. Quindi anche le tappezzerie che fanno internamente sono tappezzerie che le vedete belle qua in showroom, ma rimangono belle anche in mare, questo è fondamentale. Soprattutto che non scaldano la pelle quando si è sotto al sole, e durevoli. Perché... Questo era giusto sottolinearlo, abbiamo detto, allora ricordiamo il prezzo? 35.000 ivati. Bene, Voyager 21S, adesso noi passiamo invece a una linea
ecco, una linea veramente entry level, una barca per tutti, la linea Shadow con la 19. Gliela mostriamo perché quella 19 è veramente una chicca. Esatto, è proprio la reginetta del salone. Allora andiamo a vederla. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I... SPX, The New Generation Rib. Una barca che davvero il primo che arriva fa l'affare, perché questa è una barca difficilmente la si trova anche in circolazione, perché sono, vanno via a ruba, come le producono sono già vendute. Loro ne hanno una pronta consegna, la Shadow 19. Parlando prima con Alessandro, beh, questa si diceva effettivamente, voi sapete, la linea Next nasce un po', è l'evoluzione della linea Shadow, ma non hanno mai fatto un'imbarcazione così piccola, così concentrata. Loro, la Next parte da quella che avete visto, la 220, la Shadow 19, beh, possiamo considerarla quasi una Next 19, perché effettivamente ha tutto quello che ha la linea Next, una barca prestigiosa, nel suo piccolo ha tutto, e poi la si porta anche senza patente nautica, perché questa va benissimo anche col 40 senza patente. Avere tutto questo che vedrete, che adesso Alessandro ce la presenta, con la possibilità di portarla anche senza la patente nautica, beh, è davvero una barca difficilmente, chi arriva prima, questa penso che la farete fuori in pochi giorni, perché è una barca che piace molto. Sì, questo qua è proprio il nostro cavallo di battaglia, perché sul lago è proprio pieno. Di barche così ce ne sono tantissime, full optional così un po' meno. Questa di listino siamo intorno, così com'è, siamo intorno ai 40.000 più i vati, perché è veramente full optional. Abbiamo il colore del bottazzo grigio, il colore carena, la scritta Ranieri in rilievo, la tappezzeria 2024, quella nuova. Io prima la stavo toccando, la tappezzeria ha veramente quel materiale particolare, sembra quasi vellutata. Insomma, qui la Ranieri International è molto attenta a avere, e stiamo parlando della
più piccola che nasce in casa Rainier International. Esatto, guidabile senza patente, e perché portata tranquillamente con un 40 cavalli può arrivare fino a un 140 di motore massimo, è proprio il non plus ultra per chi non ha la patente. Sotto questo ponte di prua, questa terrazza, perché questo prendisole è veramente importante, qua ci stiamo comodissimi sdraiati anche in tre persone, beh lì sotto c'è anche quello che appunto è riservato alla pernottamento. Sì, infatti hanno due posti letto col mobiletto WC, col WC chimico ovviamente, però è proprio l'ideale per chi vuol fare il weekend nautico. Sì, perché io devo dirvi che con un 5,30 quando avevo 20 anni ho iniziato a pernottare a bordo, era un arrangiarsi, un campeggio nautico, qua non siamo al campeggio, qua siamo già a qualcosa che è molto più confortevole, perché abbiamo una vera e propria cabinetta con il nostro matrimoniale per poter pernottare, quindi poter fare quello che a me piace, cioè oggi qua, domani là, e quindi non rimanere legati al porto da cui siamo usciti. Esatto, infatti è una barca molto leggera e guidabile anche con un monoasse, con un carrello monoasse, molto comodo e si può veramente portare dovunque con sé. Però là ne abbiamo altre due che sono due imbarcazioni pronta consegna interessanti, proprio una Shadow e una Voyager, quindi io andrei a vedere, quelle sono due occasioni vere. Sì, sono occasioni perché una è usata e l'altra è usato da showroom, cioè scafo nuovo ma motore con 6 ore di navigazione. E andiamo a presentargliele. Ed eccole qua, le ultime due imbarcazioni presenti nello showroom in questo momento, ovviamente poi lo showroom si riempirà con la prossima stagione quando inizieranno poi tutti i saloni. Queste sono in pronta consegna, abbiamo una Shadow 20 che è la barca nuova, motore ha pochissime ore, e là un'occasione perché è un usato che hanno ritirato per un cliente che poi ha fatto un upgrade, quindi là abbiamo una Voyager 19S che tra l'altro, ecco, la motorizzazione si può cambiare, loro l'hanno ritirata così com'è, però là si può installare tranquillamente un 40 senza patente, no? Esatto. Di bello lo scafo della Voyager 19 è un anno 2013, è full optional con salpancore elettrico, tavolino di prua e con scandaglio. Sembra nuova, ecco, nuova. Io vorrei sottolineare una prima che 2013, sono passati più di 10 anni, sembra una barca ancora immacolata. Questo perché? Perché i materiali che dicevamo prima sono materiali che durano nel tempo, e quindi la barca anche dopo 10 anni si presenta così come la stiamo vedendo. Esatto, poi le uniche piccole differenze che si possono trovare su un'imbarcazione Voyager 19S nuove sono le luci di via, perché comunque col corso degli anni cambiano, ma il resto è rimasto completamente uguale. E questo a sottolineare, ecco, dicevamo appunto, diamo un prezzo perché questa è un'occasione vera, Voyager 19S così com'è, con quel motore 21 i vati. Ok, se invece vogliamo sbarcare il motore ci sediamo al tavolo e troviamo, sì, un accordo. Esatto, praticamente bisogna valutare lo smontaggio del motore e poi si sceglie, va un minimo da 40 cavalli o un massimo da 140. Quindi decidete voi, o la prendete così com'è, con 75 cavalli due tempi, è una barca di 10 anni fa, oppure loro vi sbarcano quel motore e installano quello che voi preferite, un 40 senza patente o un bel 115 se avete la patente nautica. Una barca che davvero, una barca per uscire tutti i giorni, una barca semplice, maneggevole, carrellabile, e guardate che livello di finitura ha dopo 10 anni di mare, perché 10 anni che ha vissuto a contatto con l'acqua, sembra una barca che è pronta per essere mandata in un salone nautico per essere esposta. Esatto, inoltre come optional abbiamo anche il serbatoio interno ed è quella della docetta. Mentre quest'altra, dicevamo, una barca, questa è già una barca un po' più impegnativa, come lo vedete che insomma la Shadow è una linea più, no, per proiettata anche all'abitabilità del sottocoperta, beh questo è una Shadow 20, motore hai detto che poche ore di vita, no? Sì, ha un 6 ore di navigazione, usate per le prove in acqua con onda, e la barca è completamente nuova, tenuta in showroom, l'abbiamo motorizzata, montato la doccetta e tappezzeria ovviamente quella sport, grigia, e è pronta da usare. Sempre carrellabile, una barca che col 150 comincia a essere una barca che dà anche tanta soddisfazione perché comincia a essere allegra come navigazione. 150 con idroguida, e di lunghezza siamo intorno ai 6,10 m, di larghezza sempre 2,50 m, quindi carrellabile, monoasse tranquillamente, si può portare dove si vuole. E non abbiamo detto il prezzo di questa. Questa qua è fuori a 54.000 i vati. I vati, 54 i vati così col motore, no? Esatto. Barca e motore così come la vedete.
insomma, io ve l'ho presentato insieme ad Alessandro, abbiamo fatto fare una carrellata dello showroom, partendo dal gommone, dal Cayman 21, che è uno gioiellino della linea Cayman, quello col 40 vi divertite davvero, io l'anno scorso ci ho fatto parecchie giornate fuori a Soverato, e poi dopo vi abbiamo presentato tutto quello che sono alcune Nex, la 220 e la 240, siamo vicini a quelle che invece sono due affari, proprio due prezzi speciali, perché sono due imbarcazioni, una è usata, l'altra è una barca demo, una barca utilizzata per tutti i test con onda, e quindi qua fanno l'affare, no? Sì, la barca è nuova, è il motore che hanno usato come demo. Quindi complimenti ad Alessandro, complimenti a papà come sempre, e complimenti alla Rainier International che ci dà modo di essere ancora orgogliosi di avere sulla maglia il tricolore, perché loro sono un'azienda tutta italiana, questi prodotti vengono prodotti tutti in Italia, ormai sono veramente rari i cantieri che producono tutto in Italia, e loro sono ancora legati al territorio, addirittura non sono in Italia, loro sono legati al territorio, a Soverato, dove tutte le famiglie lavorano grazie alla Rainier International, quindi per voi rappresentare loro sicuramente è un piacere. È un piacere e anche un onore. Io quando vi ho conosciuto voi eravate legati a Alfa, Fiat e Lancia, quindi a quello che era il nostro orgoglio nel mondo auto. Oggi ormai il mondo auto sono tutte multinazionali, per cui si è perso un po' quel legame, no? Che invece qua c'è ancora. Qua c'è ancora, fortunatamente, lo segniamo vivo. Bravi, complimenti ad Alessandro, saluto a papà. Grazie mille, grazie Francesco. A settembre ci vediamo a Genova. A settembre ci vediamo su Nautica di Genova, non mancate, perché lì ci saranno anche le novità di Casa Rainier International, e tu ci sarai. Ci sarò, ci sarò. Ciao. Ale. Ciao, grazie, grazie mille Francesco. Solcare i mari è reale. Navigare è virtuale. Suzuki è Smart Vai. Acquista il tuo motore fuoribordo Suzuki. Approfitta delle promozioni sul nuovo negozio online. Suzuki.